Buonasera, bentornati eh, ai nostri appuntamenti del martedì eh, con l'intelligenza artificiale. Eh, come voi sapete, eh, questa è la terza edizione del nostro progetto eh, che vede stretti insieme in una relazione fruttuosa eh, un'associazione culturale Biblio Treviso e un comune illuminato che è il comune di Villorba che dal, dal 2019 eh, sostiene questa attività assolutamente originale eh, un esempio credo anche per eh, non solo per il nostro territorio ma non, anche per il resto del, del paese perché eh, non c'è eh, una altrettanta eh, come dire eh, Notizia o attività su questo tema dell'intelligenza artificiale condotta in questo modo, e cioè appuntamenti online, convegni e soprattutto con lo spirito, come avrò modo di dire più volte, di divulgazione di una conoscenza che è estremamente necessario avere. Siamo giunti alla terza edizione, come dicevo. E, e, e ci sono alcuni ringraziamenti che devo fare assolutamente perché è giusto. Aia è un progetto, come dicevo, che eh, nasce dalla, uh, dalla relazione, dalla collaborazione tra il comune di Villorba, e avremo fra poco il sindaco Francesco Soligo, e un'associazione culturale di Treviso che è Biblio Treviso. Eh, lo staff. È composto da Paolo Ruggeri, Lorena Mauriello, Giorgio Favero, Titta Casagrande, Pietro Brundalotto e Maria Antoniazzi. Insieme lavoriamo per realizzare questo progetto e anche altri presso la Biblioteca di Treviso. Ma lo staff di Bibio Treviso non sarebbe sufficiente se non avessimo a disposizione anche eh, Mauro Gentile, che, eh, che voi non vedete, ma che conduce la regia di queste trasmissioni e conduce anche la regia delle nostre programmazioni e delle nostre eh, attività eh, di, di eh, costruzione del, eh, del progetto. Dicevo, c'è il comune di Villorba eh, che qui è rappresentato questa sera e lo ringraziamo da eh, Francesco Soligo, e, e, al quale do subito la parola per un breve saluto perché so che poi lui ha, come tutti i sindaci del mondo, ha le sue riunioni alle quali deve eh, necessariamente partecipare. Prego, sindaco. Grazie Luciano, buonasera a tutti e bentrovati. Un ringraziamento va e un saluto anche ai due relatori di questa sera, Luca Sambucchi e Alessio Antonini. Come detto a te, Luciano, il Comune per il terzo anno consecutivo organizza questa magnifica pagina di divulgazione, divulgazione scientifica che ci permette di dare appunto l'opportunità a chi ci segue di non restare indietro, ma di rimanere aggiornato nel mondo che cambia. Grazie a tutti di nuovo e desidero ricordare che nel nostro canale YouTube sono pubblicate tutte le puntate precedenti che sono state organizzate. Auguro a tutti una buona serata, ma soprattutto un buon lavoro e mi sento orgoglioso di far parte anche della terza, uh, della terza, um, del terzo anno di, di AIA. Grazie, Grazie a tutti e buona serata. Grazie Sindaco, grazie per aver ricordato anche che appunto tutte le trasmissioni e tutte le attività che sono state fin qui realizzate sono presenti nel, nei canali Youtube e Facebook del Comune di Villorba. Chi vuole può andarsene a risentire quando, quando crede. Eh, nel conto va eh, assolutamente ricordato anche eh, l'assessore alla cultura eh, Eleonora Rosso, senza la quale molte di queste attività non sarebbero state eh, possibili perché con tenacia e credendoci davvero eh, ci sostiene e sostiene il, il, nostro, il nostro progetto quindi un grazie anche a, a Eleonora Rosso assessore alla cultura i nostri ospiti adesso tocca ai nostri ospiti e, e sono eh, Luca Sambucci eccolo qua eh, buonasera Luca, bentornato. Dico bentornato perché Luca è un ospite ormai consolidato delle nostre trasmissioni. A lui ci affidiamo quando vogliamo sapere qualche cosa mh, di serio e di eh, corretto. Per esempio, attorno al tema della cyber security, come abbiamo visto l'altra volta, o eh, come vedremo stasera sul tema del metaverso. Grazie per essere ancora con noi e veramente è un grazie di cuore perché rappresenti una competenza di cui su questo tema c'è veramente molto molto bisogno troppo buono grazie luciano grazie, grazie, per grazie per a tutti e, tutti e buonasera, buonasera sindaco. sindaco grazie luca eh, e poi abbiamo alessio antonini eccolo qua alessio antonini il giornalista capo servizio eh, del corriere del veneto eh, anche lui è stato nostro ospite in un'edizione precedente e eh, eh, un giornalista attento a queste, eh, a queste tematiche gli fa onore e eh, poco prima mentre eravamo in attesa della diretta eh, confermava che eh, anche il mondo dei giornali e dei giornalisti eh, deve seguire questa realtà dell'intelligenza artificiale per averne sempre maggiore consapevolezza e capire che cosa sta succedendo non solo nel mondo largo ma anche nel mondo proprio dei giornali e dei giornalisti. È così Alessio. Grazie, Grazie, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, ciao Luciano. Buonasera. Sì, sì, confermo, è, è così, cioè l'intelligenza artificiale avrà un ruolo fondamentale, le nuove tecnologie hanno un ruolo fondamentale in tutte le aziende. I giornali sono aziende e di conseguenza anche i giornali si dovranno adattare. Eh, diciamo che la tecnologia in generale è un po' come la scoperta, il dono del fuoco di Prometeo: con il fuoco si possono fare le costicine, eh, si può eh, dare fuoco a un palazzo. Eh, con la tecnologia si possono fare cose molto buone, ma anche cose molto pericolose. Per cui va conosciuta e va cavalcata, non bisogna averne paura. Questo mi sembra lo stile che cerchiamo di, eh, di, portare, di portare avanti con queste, con queste nostre eh, serate. Il tema di questa sera è un tema eh, fluido, complesso, eh, sul quale si dice molto e del quale si sa anche poco. Eh, parleremo di metaverso, parleremo di metaverso di cui, ripeto, molto si dice, molto si parla. Forse poco si sa, ma siamo qui proprio per capire assieme a Luca Sambucci e a Alessio Antonini eh, intanto che cos'è il metaverso Luca, di cosa, di, cosa stiamo, di cosa dovremmo parlare e di cosa stiamo sentendo in questi giorni, in questi mesi, eh, sulla stampa, sui giornali, eh, un po' ovunque insomma. Proviamo a, ad avere un po' di idee su, sul metaverso? Dunque io intanto parlo del metaverso al futuro, perché il metaverso davvero come lo si intende oggi ancora non esiste. Comunque il metaverso sarà uno strato digitale della nostra vita, un qualcosa, che, qualcosa in più che faremo e dove passeremo il tempo, lavoreremo, giocheremo. Uh, che via via diverrà sempre più presente nella nostra quotidianità. Per capire bene il metaverso, io direi pensiamo a Internet. Come è nata, come, come siamo entrati tutti noi su Internet? Allora, prima era una curiosità, un gioco, qualcuno magari già ci lavorava. Poi, man mano, sempre più gente è entrata dentro Internet e abbiamo iniziato a usare la rete per mantenere legami, eh, poi anche per costruire legami o oh, romperli, eh, è diventato un medium che ha permeato e permea la nostra vita. Domani, eh, con il metaverso, si avrà tutto ciò che già abbiamo su internet, quindi cose positive e negative, ma in maniera più immersiva. Quindi sarà come avere internet tutta intorno a noi, tanto che quando Zuckerberg ha cambiato il nome all'azienda da Facebook a Meta, ha, ha scritto un messaggio e in quel messaggio lui definiva il metaverso come internet incarnata. Um, il metaverso, anche se è qualcosa di digitale, sarà paradossalmente eh, più fisico. Uh, nel metaverso eh, internet stimolerà molti altri dei nostri sensi, quindi sicuramente ci staremo dentro, quindi ehm, la vista e l'udito, il tatto, perché piano piano iniziano ad arrivare eh, dell'hardware haptic, eh, si chiama, che ehm, eh, ci fa sentire quando con la mano prendiamo un oggetto eh, digitale. Quindi possiamo pensare a internet fisica. Ecco cosa sarà il metaverso, perché dico che oggi non c'è e poi magari lo approfondiamo più tardi, eh, perché eh, per esistere il metaverso deve essere una rete di vari mondi interconnessi fra loro. È quello che um, è stata Internet, che è Internet. Io negli anni 90 mi ricordo che eh, vi erano tante aziende che volevano confinare gli utenti all'interno dei loro mondi virtuali, note aziende, e, praticamente non prendendo in considerazione internet. Volevano che le persone si collegassero al loro mondo virtuale, stessero lì dentro e facessero tutto quello che devono fare nel mondo virtuale. Ovviamente questi esperimenti, questi progetti sono falliti perché alla gente invece piaceva... Ehm, spostarsi, andare da una parte all'altra, rompere le barriere di questo mondo eh, che invece l'azienda voleva costruire intorno a loro. La stessa cosa sarà con il metaverso. Abbiamo molte note aziende che stanno creando il loro metaverso, dove l'utente entra e resta sempre lì senza uscire. Secondo me questo fallirà, non è così che deve essere il metaverso. Nel metaverso tu ti puoi spostare, dal mondo che ha creato Meta al mondo che creerà Microsoft a World of Warcraft i vari giochi mantenendo sempre lo stesso accesso è lì che il metaverso funzionerà secondo me io Luca se mi permetti farei però un passo indietro tu giustamente hai parlato di, di metaverso come insieme di tanti mondi e questa è una cosa che non esiste ancora. È stato annunciato un anno fa da Zuckerberg in un momento in cui eh, Facebook e Instagram hanno avuto un calo anche finanziario, e di conseguenza bisognava rilanciare ehm, l'economia dei social. Per cui è stata lanciata l'idea del metaverso, l'idea di, di uno dei metaversi. Perché poi i metaversi possono essere tanti, come gli universi. Però esiste già, e qui è il passo indietro: esistono già quelli che tu hai definito metamondi. Perché eh, per capire come ci si approccia al metaverso, secondo me bisogna fare un passo indietro, cioè fisicamente come avviene questo approccio al metamondo, come è possibile toccare un oggetto virtuale, come è possibile eh, vedere un oggetto virtuale, servono degli elementi del, dell'hardware, servono degli occhiali, servono dei guanti, esistono già degli esempi eh, concreti di questo. Eh, un po' poco meno di un anno fa, eh, fuori dal Veneto a Milano, hanno aperto una sorta di sala giochi dove le persone indossano dei visori e dei guanti e a quel punto vedono delle armi virtuali e vedono un'orda di zombie che l'attacca e possono interagire sparando a questi zombie, esattamente come in un videogioco, solo che invece di avere un'interfaccia, un joystick, qualunque, si muovono fisicamente all'interno di un ex capannone industriale. Ci sono, abbiamo anche degli esempi di metamondo eh, molto più vicini. Di recente Confartigianato ha organizzato via sperimentale un corso di sicurezza basato sulla eh, tecnologia del metamondo, per cui eh, gli operai sono stati dotati di eh, visori e dovevano simulare lo spegnimento di un incendio per imparare a spegnere un incendio, questa è sicurezza sul lavoro. Però questa noi l'abbiamo sempre chiamata realtà virtuale. Luca, che differenza vedi tu tra il metaverso e questi esperimenti di metamondo che conosciamo da, da sempre? No? Perché anche i piloti degli aerei non è che appena iniziano, salgono su un aereo e decollano entrano in un simulatore e per migliaia di ore, per centinaia di ore guidano un simulatore, anche questo fa parte del metaverso, oppure siamo troppo indietro come passo. No, sono giustissimi gli esempi che fai Alessio. Allora, eh, ed è anche giusto e corretto il termine che usi, tu parli di realtà virtuale, si usa molto il termine virtuale quando si parla di queste cose, anche del metaverso, a me piace usare il termine digitale. Perché? Perché virtuale è qualcosa che non esiste. Quindi se tu ti inserisci, ti metti in una simulazione per spegnere un incendio oppure per volare un aeroplano, intorno a te, giustamente usando l'hardware, perché è una cosa che non si può fare è semplicemente con i nostri sensi, intorno a te hai tutto un mondo dove generalmente sei da solo perché è più facile creare una simulazione dove sei da solo. Poi ce ne sono altre, ovviamente, più moderne, dove uccidi gli zombie insieme ai tuoi amici. Comunque è una realtà che non esiste, viene creata intorno a te affinché tu possa compiere un'azione, che sia un'azione di formazione, di training, spegnere l'incendio, guidare un aereo, o che sia un'attività di gioco, quindi uccidere gli zombie. Um, finita questa azione, tutto viene spento quindi non è persistente. Il concetto di metaverso in realtà invece è quello di avere proprio un diverso strato di realtà, anzitutto che sia persistente, quindi continua a esistere anche quando tu te ne vai, ti togli gli occhialoni e vai a, a fare la tua vita eh, reale. Ehm, è un, un universo dove dentro ci sono altre persone, quindi non esiste metaverso se sei da solo, quella è solamente una simulazione. Ecco, queste altre persone sono vere anche loro, devono esserlo, perché il metaverso è un modo eh, per creare eh, anche relazioni con altre persone fisiche esistenti che stanno da altre parti. Ecco perché a me piace molto ehm, invece fare il parallelismo tra metaverso e internet. È ovvio che noi quando guardiamo l'hardware che dobbiamo utilizzare per entrare nel metaverso, noi diciamo beh ma questa è realtà virtuale. Allora iniziamo a fare il confronto con la realtà virtuale. È pur vero che usiamo praticamente lo stesso hardware, ma è, è lontano dalla realtà, dalla realtà virtuale, se non mh, diciamo nei metodi su come viene creato il mondo intorno a noi è molto più vicino a internet proprio perché il metaverso è fatto e deve essere fatto di persone, deve essere fatto di interconnessioni, affinché questi metamondi possano permettere alle persone di dialogare tra loro, di scambiarsi messaggi, e deve essere fatto il metaverso di realtà. Che vuol dire di realtà? Quando io um, acquisto un oggetto all'interno del metaverso, per me quell'oggetto quell è reale, è digitale, ma è reale. Tantissime persone spendono tantissimi soldi per acquistare oggetti che sono solamente digitali. Non parliamo solo di NFT, parliamo anche eh, di una spada all'interno di un videogioco. Ci sono tantissime persone che spendono soldi reali per comprare oggetti che molti di noi direbbero non esistono, ma per loro esistono, per le persone all'interno di quel mondo esistono perché con la spada si riesce a uccidere il mostro e si salva i propri compagni, che sono persone vere, che stanno da altre parti del mondo. Quindi questo concetto di virtualità o di virtuale, secondo me, è il, il metaverso non esiste o esiste solo parzialmente, cioè il concetto di realtà digitale, che quindi è molto differente dalla realtà virtuale in cui ci immergiamo per compiere quelle date azioni. Se posso eh, intromettermi, Luca, le posso chiedere quali sono i tratti importanti del metaverso? Poi io vi saluto e vi auguro un buon lavoro e una buona serata. Sì, grazie per questa domanda. Allora, i tratti importanti del metaverso devono essere interoperabili, devono essere vari mondi interoperabili tra loro. Poi ehm, se ci fosse un grado elevato di interoperabilità sarebbe meglio che io possa spostarmi da un mondo all'altro, però già se riesco semplicemente a comunicare o a mandare messaggi con altre persone negli altri mondi, già è qualcosa. Devono essere mondi fatti di persone, quindi è molto importante che ci siano persone nel metaverso. Non posso essere io che parlo con dieci eh, intelligenze artificiali. Eh, quello non, non è metaverso, deve essere persistente. Quindi quando spengo il visore, il metaverso continua a esistere. Continua a esistere perché ci sono server che continuano a farlo funzionare, ma continua a esistere perché ci sono persone che compiono attività. E poi deve essere eh, un, un mondo, diciamo, un universo dove eh, si possono compiere tantissime attività, non solamente una, due o dieci come può essere nei videogiochi o come può essere nei training. Deve essere un modo, il metaverso, per ehm, mettere appunto uno strato digitale nelle nostre vite. Che vuol dire questo? Vuol dire che posso dialogare con voi tramite computer, tramite telefono o anche tramite metaverso, dove posso incontrare e lavorare le persone, con, le, con le persone. Posso interagire anche con un comune, con un'amministrazione. Io oggi posso collegarmi sul sito di un comune e chiedere un certificato. Magari domani il comune avrà un suo spazio nel metaverso e io potrò fisicamente, fisicamente tra virgolette, entrare in questo spazio virtuale, in questo spazio digitale dove ci saranno delle persone. Vere che sono collegate in quel momento, magari sono dei dipendenti e che mi aiutano a svolgere una qualche pratica. Quindi, questo voglio dare come ricetta per il metaverso: deve essere digitale, sì, ma reale, fatto di persone, interoperabile, persistente. Provo a immaginare grazie. un mondo come l'hai descritto tu, Luca. Eh, un mondo... Arrivederci, Sindaco. Arrivederci, buonasera, buonasera, grazie, grazie, Mo... Francesco. Il mondo come l'hai descritto tu. Uh, mi collego con i miei visori, metto i miei guanti. Questo mi permette di vedere un monitor virtuale, una tastiera virtuale, un computer virtuale sul quale posso lavorare e fare il mio lavoro. Al termine di questa mia giornata lavorativa, sempre utilizzando lo stesso visore e sempre utilizzando gli stessi guanti, posso immaginare, posso virtualmente uscire a bere qualcosa e conoscere una persona. In questo, in questo mondo, esattamente come si fa sui social in questo momento, per cui qualcuno commenta, qualcuno partecipa, qualcuno interagisce. Poi con gli stessi visori e con gli stessi guanti posso collegarmi all'ufficio del comune, dove ci sarà un impiegato del comune, collegato anche lui con i visori e con i guanti. E io potrò dialogare con questo impiegato del comune di cui vedrò un avatar, vedrò una figura stilizzata, disegnata, modificata a seconda di come, il proprio, come uno si mette un vestito. Si sceglie anche diciamo, un, un personaggio da interpretare dentro questo, questo metaverso. e Chiederò la carta d'identità, farò un pagamento elettronico. E questo è questo quello che intendi per metaverso? Intendo questo. Um, quindi l'hardware è sempre lo stesso, quindi non è che devo cambiare hardware eh, per andare a svolgere attività diverse, poi magari ci può essere l'eccezione, eh, magari devo svolgere eh, un'attività dove viene richiesto che io abbia il feedback tattile e altre attività dove non serve, però quelli, questi sono dettagli. Eh, è esattamente come hai descritto tu dove in più ehm, posso andare a, a giocare qualche videogioco dove in più posso andare a visitare dei miei familiari eh, anche loro seduti a casa loro magari molto distanti con il visore eccetera e posso anche avere perché um, quello che si sta iniziando a creare adesso, posso avere gli stessi ambienti um, che io magari sono uh, solito visitare. Uh, per fare un esempio, io posso ricreare la casa dove uh, sono cresciuto da bambino, posso ricreare o posso creare una bellissima casa che ho visto, non lo so, alle Seychelles, um, uh, tale e quale dove magari invito gli amici a passare una mezz'ora, un'ora di chiacchierate. L'unica cosa che non posso fare è bere, come hai detto tu, bere qualcosa. Quello ancora non si può, diciamo così. Ognuno deve avere il proprio calice eh, al, sulla scrivania a casa propria. Però sì, interazione, svariate attività, tante cose da fare. Um, il motivo per cui, e magari forse anticipo una domanda. Um, ancora non c'è tantissima gente che lo fa a mio modesto parere e che l'hardware è ancora eh, poco comodo nonostante ci siano tutti eh, si è riuscito a mettere le mani anche sugli ultimi modelli sono ancora, sono ancora, molto, scomodi. ancora molto scomodi ecco vorrei vorrei provare a fare qualche qualche domanda e qualche considerazione allora eh... La prima domanda che mi rendo conto è una domanda stupida alla quale io ho risposto, essendo una domanda stupida, ho anche cercato di dare una risposta che non sia stupida, e cioè, ma avevamo bisogno del metaverso? C'era bisogno del metaverso? Ritengo questa domanda sufficientemente stupida perché è del tipo eh, avevamo bisogno della bicicletta? o avevamo bisogno dell'invenzione dell'automobile? Eh, diciamo che la risposta potrebbe essere analoga, cioè lo sviluppo delle tecnologie, lo sviluppo della tecnica, ha provocato eh, la nascita della bicicletta, la nascita dell'automobile, la nascita del metaverso. Però eh, vorrei capire effettivamente se di questa cosa avevamo bisogno. E questa è la prima, è la prima domanda alla quale eh, vorrei che eh, provassimo, eh, sulla quale provassimo a, a riflettere. L'altra questione eh, che è stata più volte sollevata da Luca nelle sue, nel suo, eh, nei suoi interventi, e cioè un parallelo tra internet e il eh, metaverso. Eh, io ricordo la nascita eh, di, di Internet. Nel senso che negli anni, metà anni Ottanta, fine anni Ottanta, si è cominciato a usare Internet anche eh, in modo abbastanza eh, diffuso. Eh, internet è nata eh, nell'ambito eh, del mondo dei militari, ARPA era, ARPA, eh, era una, una delle, eh, delle forme iniziali. Ma soprattutto una cosa io vorrei sottolineare. Internet è nata ed è rimasta per lungo tempo un luogo di libertà di tutti: nel senso che tutti si collegavano, tutti si parlavano, eccetera. Eh, è stato un luogo nel, sul quale, su Internet, eh, gli stati, io ricordo il Ministero della Pubblica Istruzione Italiano ha investito moltissimo nella eh, istruzione, educazione e formazione di professori e di studenti eh, per l'uso di internet. Io sono stato uno di quelli che è stato formato in un progetto ministeriale eh, per un anno ho avuto formazione su, per quanto riguarda l'uso di internet e poi ho sono stato a mia volta formatore di colleghi e di studenti e quindi c'è stato un investimento molto importante nella diffusione di internet nelle scuole, che adesso è una cosa normalissima eh, e si trova normalmente. Mi domando, mi domando due cose: a lo Stato, gli Stati investiranno anche sul metaverso è opportuno è interessante è bene che investano sul metaverso così come hanno investito al suo tempo nella formazione su internet e questa è una uh, delle, eh, delle prime questioni e poi c'è l'altra questione e cioè che internet dopo un inizio in cui c'era una situazione di libertà e di comunicazione di scambio di, di tutta una serie di, di attività eh, che eh, legavano le persone tra di loro adesso internet è diventata luogo di, eh, di stati privati perché google perché facebook perché amazon perché alibaba sono eh, stati privati cioè sono forze economiche che gestiscono eh, la rete e dunque la dimensione della libertà è, è molto, molto eh, si, è mo si è di molto abbassata. Temo che il metaverso sia nelle mani non più di quella condizione com come dire, di diffusione di libertà che era all'inizio di Internet, poi non più, e sia uno strumento nelle mani di, 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 di grosse aziende, di grossi produttori, di grosse. Eh, con pagine eh, economiche ecco non ho risposte e non sono delle eh, diciamo, delle affermazioni sono delle riflessioni delle considerazioni che lancio eh, a voi se avete voglia di parlarne un'ultima cosa eh, poi vi cedo la parola ed è quello a cui accennava ancora Luca eh, qualche minuto fa al momento non abbiamo una tecnologia sufficientemente Performante per rendere possibile eh, la realizzazione di, di metaversi, perché eh, dalla banda larga al 5G a tutte le altre eh, necessità che, che servono per la comunicazione, non siamo ancora, eh, non siamo ancora preparati. Quindi c'è anche questo, questo momento diciamo, iniziale di gap. Ma comunque, eh, torniamo a alle, se ritenete di rispondere a quelle osservazioni che. Ho fatto finora. Se, se posso, Luca, posso iniziare io? Scusa, eh, Adesso, eh, ricordo che gli ascoltatori eh, hanno la sempre la possibilità di eh, mandare messaggi nella, nella chat. Prego Alessio. No, quando, quando mh, il, si diceva eh, se di il, metaverso il metaverso è utile, a cosa serve eh, il metaverso. Mh, Serve per due cose. Serve intanto il metamondo, cioè la simulazione, la possibilità di compiere azione reale ma simulate. Io credo che chiunque di noi si dovesse trovare su un tavolo operatorio vorrebbe che il proprio chirurgo abbia fatto quell'operazione mille volte, che non sia la sua prima volta che non sa dove mettere le mani, e preferibilmente, magari quelle mille volte le ha fatte su una simulazione in modo tale che non ci sia nessuna perdita di paziente perché il chirurgo o chi per lui eh stiamo parlando di un lavoro particolarmente delicato ma va bene per qualunque lavoro il poter ripetere un'azione permette di farla al meglio, poterla simulare, poterla simulare con altre persone presenti, persone virtuali, persone digitali, anzi scusa Luca, persone digitali presenti, permette anche l'interazione quindi il metamondo è fondamentale per apprendere, per addestrarsi, per imparare, per formarsi. Il metaverso diventa importante nel momento in cui, in questo momento, so che il discorso così si amplia molto, ma in questo momento noi siamo 8 miliardi di esseri umani. Non possiamo pensare di consumare l'ambiente in cui siamo attraverso spostamenti aerei continui, viaggi, movimenti. Possiamo farlo, ma dobbiamo anche ridurlo per ridurre l'impatto ambientale. Il metaverso, la tecnologia, ci consente di fare tutta una serie di, di operazioni e di cose che adesso dovremmo fare spostandoci fisicamente in un ambiente simile a quello fisico in cui ci muoviamo. Permetterebbe quindi di interagire con i colleghi eh, di lavoro come se fossero presenti, senza però dover costruire nuove strade, intasare le strade, aumentare il traffico, la possibilità di fare una serie di cose senza il movimento e quindi con un consumo minore di energia e un impatto ambientale minore, è una cosa estremamente rivoluzionaria che permetterebbe di risolvere parecchi dei problemi a cui stiamo andando incontro e andremo incontro nel futuro. Mi, piacciono, mi piace questa risposta perché è molto pratica. Eh, sono d'accordo, quindi per, per apprendere, ma per apprendere anche meglio, eh, può essere utile appunto il metamondo eh, per fare simulazioni e far apprendere i professionisti eh, come non mai prima avrebbero dovuto aspettare di fare quell'operazione una prima volta oppure di fare quell'attività una prima volta, eh, oggi e domani ehm, saranno molto più addestrati e attenzione, le simulazioni diventano sempre più realistiche. Quindi c'è davvero la possibilità di allenarsi molto molto bene. E gli spostamenti, Alessio sfonda una porta aperta, eh, io sono molto favorevole a, a evitare di spostarsi quando c'è la possibilità. Di fare una call, eh, sicuramente fare call come stiamo facendo adesso toglie una parte dell'immersività. Il metaverso ci va incontro. Domani si riuscirà, ma già oggi in realtà con certe, con certe applicazioni, a stare tutti nella stessa stanza. Bisogna, magari, ehm, avere la tecnologia che consente eh, davvero di avere delle interazioni. Um, anche informali con le persone, ancora oggi quando io faccio riunioni nella stessa stanza del metaverso se si parla più persone insieme non si capisce niente. Invece in una stanza fisica con persone fisiche ci si riesce eh, a comprendere anche se qualcuno bisbiglia o dice qualche altra cosa. Però questi sono dettagli. Eh, in futuro si arriverà anche a quello. Io vorrei rispondere alla alla domanda eh, Luciano su uh, il parallelismo tra metaverso e internet, il ruolo degli stati e il fatto che stiamo già iniziando con un metaverso chiuso. Come ricordavi te, internet è nata uh, dal pubblico, quindi come Arpanet, è nata dai ricercatori. E, um, I primi che stavano su internet in maniera massiccia erano gli studenti universitari. Il uh, nome a dominio più frequente che si vedeva ovunque nei primi anni 90 era il punto edu. Qualsiasi cosa era punto edu. Eh, qualsiasi persona conoscevi scriveva da, quel, da quell'area che vuol dire education, che erano le università americane che avevano i siti, i primi siti stavano sui server delle università americane che davano un po' di spazio agli utenti. Il mio primo sito nel 94 stava su un'università. Quindi è nato molto lì, eh, si è sviluppato tantissimo con i ricercatori universitari e quindi era molto aperto, molto libero, non si, per, non si pensava molto a quello che, a cui pensano le aziende. Non si pensava molto alla sicurezza, non si pensava molto a monetizzare le cose. Ecco perché i grandi colossi dell'informatica inizialmente si erano creati il loro mondo alternativo a Internet, che poi è fallito. Il metaverso invece... Volevo ricordarti, volevo ricordare che il WWW eh, è nato al CERN di Ginevra e quindi ancora una volta in una istituzione scientifica pubblica. Di grande livello adesso sembra che questo www non abbia una storia e sia semplicemente una sigla di una, di una targa. Ma è, è importante ricordare questa, questa storia. Insomma. Ecco, scusa Luca se ti ho interrotto. No, hai fatto, no, hai benissimo. fatto benissimo il lavoro il di Tim Berners-Lee eh, nella per creazione del, del World, World Wide World Web. Web. È quello, è quello anche che ha fatto una delle cose che ha reso ehm, internet disponibile eh, a sempre più persone, l'internet grafico. Prima si andava in giro con un sistema ehm, che si chiamava Gopher, eh, che io usavo, era eh, ancora prima del, del web. Comunque ehm, oggi invece il metaverso viene creato dalle aziende, perché? Anzitutto perché costa crearlo. Ora, i, i server dove girano i mondi, ad esempio di Meta, è, serve tanti, consumano tanta energia, serve, servono tanti soldi per farli girare. Um, creare anche eh, l'hardware, finanziare l'hardware per consentire alle persone di acquistarlo, altrimenti un visore costerebbe 1000-2000 euro. Oggi lo troviamo a 2-3-400 euro, che è ancora un prezzo, secondo me, troppo alto, però è un prezzo che consente a più persone di accedervi. Ecco eh, già finanziare lo sviluppo dell'hardware è una cosa che fanno le aziende, gli stati difficilmente avranno così tanti soldi da spendere nel metaverso. C'è una cosa però, tu dicevi. Eh, ma è la tecnologia che un po' ci impedisce di creare questa interoperabilità tra i mondi? È la tecnologia che ancora ci impedisce di avere un metaverso come dovrebbe essere? Non è la tecnologia, è proprio il fatto che lo stanno sviluppando le aziende e le aziende sono molto restie a collaborare con altre aziende per permettere un flusso libero di persone da un mondo all'altro. Lo vediamo con i social network. È impossibile mandare un messaggio da utente Facebook a utente Twitter. Sarebbe tecnicamente possibile farlo, ma non vogliono farlo, perché non vogliono che poi ci sia una, un passaggio massiccio da un network all'altro. Tanto io con un account, direbbe la persona, posso scrivere su Twitter. Posso scrivere su Facebook? Posso scrivere su TikTok? Allora, me ne apro uno solo e riesco ad avere tutti e tre insieme. Questo le aziende non lo vogliono. Se tu vuoi scrivere su Twitter, ti iscrivi a Twitter e ti loghi su Twitter. Se tu vuoi scrivere su Facebook, stessa cosa. Quindi, vedendo già la mancanza di collaborazione e di interoperabilità tra i social network, capiamo... Quanto si abbassa la voglia di farlo anche con i vari piccoli o grandi metaversi che stanno sviluppando queste aziende? Ad, ad altre questioni che sono emerse, vorrei dare la parola agli ascoltatori. Forse mi vedete un po' sfocato, ma è una questione di età. C'è una, una domanda, ecco qua, è Joy Dure. Il metaverso renderà più largo il divario fra persone, differenze economiche, culturali e eh, date dall'età anagrafiche, che limiterà l'uso dei dispositivi. Cosa ne pensate? Mi sembra un'osservazione interessante. Alessio? No, no. Non, non abbiamo esempi storici di, della tecnologia che ha reso più ampio il divario delle persone. Anzi, con il passare del tempo. La tecnologia è costata sempre meno, io credo che è difficile trovare qualcuno che non abbia uno smartphone in questo momento. Può essere che qualcuno abbia uno smartphone più costoso o qualcuno meno costoso, però di fatto ce l'hanno tutti. Eh, il, il metaverso, paradossalmente... No, scusa, pensa, eh, eh. Penso che il nostro ascoltatore si riferisse ad alcune difficoltà già presenti. Sì, di sì, di ci stavo situazione. arrivando. Ah, scusa, Ci stavo arrivando, ci stavo arrivando. Quello che intendo è dire è che in realtà in il metaverso... metaverso è paradossalmente più vecchio di Internet. Il salto che faremo dall'oggi al domani è un salto più corto di quello che abbiamo fatto dagli ieri a oggi. Noi siamo già abituati a interagire in un certo modo. Il metaverso, grazie appunto a quello che dicevamo, gli occhiali e i guanti, cioè quello che vediamo e quello che tocchiamo ci permetterà di fare, e secondo me per questo motivo le aziende investiranno, ci permetterà di fare le cose che facciamo oggi con degli strumenti tecnologici diversi. Il che significa che noi potremo continuare a lavorare, in alcuni casi male, come stiamo lavorando adesso, però con degli strumenti tecnologici che renderanno per l'azienda meno costoso il nostro lavorare. Per cui in realtà... Un rischio c'è, perché con la tecnologia, come lo dicevamo all'inizio, la tecnologia può essere usata bene, può essere usata male. Un rischio c'è e il rischio è che le persone non vengano formate ad affrontare questo cambiamento tecnologico. Ma io non credo che questo cambiamento tecnologico in sé possa aumentare il divario. Il divario aumenta per altri motivi, aumenta per motivi sociali, aumenta per motivi economici, aumenta per motivi politici. Ma non per motivi tecnologici. Almeno non ho esempi concreti che sia mai successo a questo. Sì, sono d'accordo. La tecnologia. È, è sì, Luca. la tecnologia generalmente ehm, ci porta insieme. Quindi, ehm, persone in qualsiasi parte del mondo, anche nel quello che una volta si chiamava il terzo mondo, possono accedere a, alle informazioni possono appunto avere uno smartphone con cui um, poter contattare altre persone in altre parti del mondo. Quindi la tecnologia è sempre un ponte tra diverse età e tra diverse, eh, diversi anche stati sociali. Um, delle difficoltà io uh, potrei vedere, vedo continuamente nell'uso della tecnologia da parte di chi non è stato mai formato in questo quindi difficoltà a usare il computer difficoltà a usare un mouse, non capire bene che significa cliccare da una parte all'altra, però questo come diceva Alessio, proprio perché l'hardware che viene sviluppato oggi ehm, viene sviluppato per rendere più naturale l'interazione uomo-macchina quindi non dovrò prendere un bicchiere muovendo il mouse e cercando di cliccare, ma basterà che eh, eh, uso la mia mano con il guanto, ma a volte anche senza guanti ci sono delle telecamere che riescono a vedere dove metti la mano, e, e stringo per poter sentire il bicchiere e sollevarlo. Quindi queste tecnologie del metaverso sono mirate proprio a rendere più naturale l'interazione di qualsiasi essere umano con, um, con il digitale, con il mondo digitale e quindi semplificheranno molto l'interazione e questo lo vogliono le aziende perché quando per noi è più facile fare qualcosa eh, generalmente la facciamo e visto che stando nel metaverso staremo nel loro mondo sarà anche più facile eh, non so venderci qualcosa riuscire a monetizzare a destra o a sinistra la nostra presenza nel metaverso. Quindi loro sono assolutamente motivate a sviluppare tecnologia che sia sempre più facile da usare e che renda sempre più facile l'interazione tra uomo e tra macchina. Eh, ci sono ancora un paio di, di domande ed è giusto eh, che le ascoltiamo. Matteo Martini, ah Roberto Amadio, eccolo qua. Buonasera a tutti, volevo sapere perché tutto questo funzioni. Non bisogna prima risolvere il problema di integrare i database. Posso chiamarti in questo senso? Posso chiamarti in questo senso? Sì, non lo so. Eh, Luca. Forse in posso chiamarli in questo senso. Sì. Allora, l'integrazione dei dati è, è un problema che poi anche da un punto di vista lavorativo io eh, devo affrontare eh, spesso. È un grandissimo problema. Ce l'hanno tutti, ce l'hanno le aziende, ce l'hanno gli stati, i dati provengono sempre da fonti eterogenee, da fonti diverse, sono, sono informati diversi e eh, serve sempre un lavoro per renderli utilizzabili, ehm, per integrarli. Eh, siamo diventati abbastanza bravi. A fare questo lavoro di integrazione dei dati intendo diciamo noi che ci occupiamo di tecnologia le aziende che si occupano di tecnologia quindi questo problema è stato risolto in questo senso um, con tecnologie che consentono di integrare i dati però um, l'ascoltatore in realtà ha centrato uno dei problemi che, che rallentano un pochettino la corsa non solo del metaverso, ma anche dell'intelligenza artificiale, l'integrazione iniziale dei dati. Ecco, Roberto ma dio dice: il prossimo futuro uh, sarà collaborare sempre più con dati e informazioni che al momento sono bloccati. Beh, questo è vero, credo, Luca. Sì, eh, bisogna vedere che si intende per dati bloccati, um, però effettivamente oggi possiamo eh, con sensori eh, e con altri mezzi estrarre molti più dati rispetto a quelli eh, che riuscivamo a estrarre in passato, quindi fare molto più, molte più cose e lì però entra massicciamente l'intelligenza artificiale perché eh, noi esseri umani non riusciremmo a sapere cosa farci di così tanti dati perché dai dati poi bisogna estrarre le informazioni e lì aiuta molto l'intelligenza artificiale. Però ecco, tutte le aziende che oggi investono nel metaverso hanno anche dei fortissimi investimenti in intelligenza artificiale. Vi propongo due domande, eh, diciamo, di natura fortemente filosofica e mi sembrano eh, comunque centrati su, sull'argomento eh, la prima di Matteo Martini dice buonasera a tutti, cosa direbbe Aristotele se vivesse l'esperienza del metaverso riscriverebbe tutti i suoi trattati su percezione, realtà ed etica è una bella no, domanda perché assolutamente, il... assolut assolut assolutamente, assolutamente no, perché Aristotele ha letto Platone Platone ha raccontato il mito della caverna che è la cosa che più assomiglia al metaverso noi siamo in un posto, vediamo delle ombre, vediamo una proiezione della realtà. Per cui Aristotele non dovrebbe riscrivere tutti i suoi trattati, fortunatamente per gli studenti di filosofia, tra l'altro. Eh, bravo, bravo Alessio, buona risposta. Io che sono un professore di filosofia, bene, sette più avrebbe detto Pozzetto. Mi pare, mi pare interessante. Comunque, è da sviluppare questo rapporto, del, questa allusione che tu fai sul eh, metaverso e la, la caverna o addirittura l'ultracielo platonico. È molto interessante. e Potrebbe essere un oggetto di una, di una conferenza. Carla Iozzi, anche qui una una domanda molto filosofica ma, ma anche molto concreta trasposizione sensoriale in metaverso no trasposizione sensoriale vuol dire delocalizzazione dell'essere oh caspita allora alessio che si è proposto come diciamo filosofo in questa situazione cosa ne pensi ma cosa ne pensa anche luca ovviamente allora dipende, però, dipende se per delocalizzazione dell'essere eh, intendiamo uscire da noi stessi o eh, eh, ci riferiamo a una collocazione eh, geografica perché sono due cose diverse io ripeto non... la tecnologia ci cambia eh, né in peggio né in meglio però inevitabilmente ci cambia oggi per esempio tutti abbiamo imparato a essere più connessi abbiamo imparato a utilizzare i nostri riflessi in modo diverso i nostri riflessi con un telefonino sono diventati riflessi condizionati, per cui la tecnologia in qualche modo ci cambia. È chiaro che se io posso, faccio un esempio banale, il primo esempio banale di, 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 di metamondo che mi viene in mente, quello delle agenzie immobiliari. L'agenzia immobiliare ti permette, grazie alla realtà virtuale, alla realtà digitale, ti permette di visionare una casa senza doverti spostare. Questo ovviamente fa sì che tu non debba andare fisicamente su un posto oppure un architetto ecco, invece di presentarti una pianta con dei disegni a matita e dei numeri ti fa mettere un visore, ti mette i guantini oppure appunto come diceva Luca dei proiettori che ti fanno interagire con questa realtà e tu ti muovi dentro il tuo nuovo appartamento e gli dici no architetto a me non va bene questa cosa e visto che è una realtà virtuale diventa facile spostare un armadio, creare una porta, fare una scala, spostare, creare, spostare un balcone, mettere la cucina in un posto e in un altro, basta un clic. Per cui ovviamente tutte queste operazioni qua, che sono operazioni che adesso richiedono un trasferimento fisico dalla persona, persona, non, non richiederanno più un trasferimento e fisico. E fisico. O comunque lo richiederanno in misura minore, non so però se ho risposto sulla delocalizzazione dell'essere, no, io credo che eh, tu abbia risposto in parte, nel senso che eh, se posso interpretare quello che ha detto la nostra ascoltatrice Carla Iozzi, questa delocalizzazione dell'essere è una cosa un po' più com complicata, un po' come dire un po' più filosofica. Della, della delocalizzazione dello stare qui o altrove. E quindi, su questo, ripeto, è una domanda molto interessante, un'osservazione molto interessante che meriterebbe di essere veramente affrontata. Su questo tema, Maria Rosaria, no scusa, c'è Maria Rosaria Gallo che mi sembra che dica. No, Maria... scusa, scusa, Luciano. Prego. Allora, ho adesso ho capito. Eh, se delocalizzazione dell'essere si intende che a un certo punto le persone passeranno più tempo nel metaverso che nell'universo reale, questo dipende dai singoli soggetti, ma soprattutto ricordiamoci una cosa: le nostre giornate sono scandite generalmente dal lavoro o da altre attività e noi passiamo un certo numero di ore in una realtà che non è quella bucolica eh, del tempo libero, ma è quella rigida del tempo lavorativo. Ora se io quel tempo lavorativo lo passo chiuso in un ufficio in una bellissima giornata di primavera, dove fuori c'è il sole e cantano i uccellini, e invece io sono davanti a un computer per 8-10 ore che io sia dentro quell'ufficio o che sia nel metaverso, non cambia assolutamente nulla. Certo. Per completare questa tornata filosofica, come vedete questa puntata sul metaverso ha suscitato una serie di reazioni le più varie, sia da quelle diciamo, legate alla tecnologia sia a quelle legate alla riflessione filosofica. Maria Rosaria Gallo dice una cosa anche questa interessante, la filosofia però serve per uscire dalla caverna. E in effetti il, il, nostro, il nostro Platone eh, aveva in qualche maniera ipotizzato che se non si voleva restare schiavi nella caverna e guardare sempre il muro nel quale venivano proiettate le ombre bisognava prendere gambe in spalla e uscire e si poteva farlo solamente attraverso la filosofia. Ma di questo insomma, parleremo in un'altra puntata. Ecco. Matteo Martini, se gli americani asiatici hanno sviluppato il metaverso attuale come un'esperienza visiva, immersiva, rispetto alle altre percezioni, allora noi italiani dovremmo lanciarci in un metaverso del gusto. Questo mi pare una, una, una cosa interessante, Luca. Cosa dici? Un metaverso del gusto. Siamo già su questa strada oppure no? Hai, 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 hai percezione che, che stia accadendo qualcosa di genere? Ho oh. sentito di imprenditori che mh, vogliono fare un loro mondo, diciamo, collegato al metaverso, eh, dove si parla di arte, di moda, di gusto, ehm, eh, anche, ma comunque poi collegato al mondo reale, al mondo non metaverso, eh, ad esempio mostra di cibi, mostra di bevande. Dove ovviamente però non puoi assaggiarle, perché il gusto è uno, uno dei sensi che proprio non si può eh, non può entrare purtroppo nel metaverso, eh, è una delle attività fisiologiche che ci ancora e ci incatena molto alla realtà e ci fa capire qual è la vera realtà. Tu puoi passare anche otto ore nel metaverso, ma ogni tanto ti devi staccare per andare al bagno. E lì ti ricordi qual è la realtà. Um, però l'idea ovviamente è, è simpatica di fare un metaverso nel, del gusto. C'è chi ci sta provando con l'olfatto, e um, oltre ai visori, vuole mettere degli aggeggi che sparano essenze, um, a seconda diciamo delle azioni che si fanno nel metaverso. Uh, per ora, per me sono semplice curiosità, non, non so se poi uh, a breve ci sarà una industrializzazione di queste, di queste attività nel metaverso. Che stiamo facendo? Eh, emergono, diciamo, due, eh, due strade che vanno, che vanno tenute insieme. Una che è quella, diciamo, di assumere quanto più è possibile delle competenze. E delle informazioni e delle notizie riguardo alla natura, in questo caso del metaverso. Per sfuggire alla improvvisazione e al discorso da bar. Credo che questa sia una strada che abbiamo perseguito in questa serata, cioè cercare di capire il più possibile come funziona questa, questa cosa in modo, in modo scientifico. L'altra strada che Emerge da, molti delle, da molte delle eh, osservazioni dei nostri ascoltatori è che mh, comunque, ma questo capita sempre quando eh, abbiamo a che fare con una tecnologia che si propone, eh, siamo chiamati a fare delle scelte, no? siamo chiamati a prendere delle decisioni. Eh, questo accadeva anche quando, ripeto, la, la banale. Eh, osservazione di, di, di prima cioè anche quando abbiamo avuto la bicicletta insomma abbiamo dovuto decidere che cosa farne avevamo lo strumento abbiamo lo strumento ma nulla nulla eh, di questo strumento ci dice che cosa farne siamo noi che dobbiamo prendere no, eh, la, la, la decisione sul suo uso sul suo eh, su come eh, utilizzarlo nella nostra vita quotidiana questa trasmissione sul metaverso ha suscitato eh, grande, eh, grandi osservazioni e grande interesse. Io credo che sia importante che cerchiamo anche in, in conclusione, fra poco, di dare una risposta. C'era un'altra domanda di Giovanna Zuccoli che mi sembra vada in questo senso. Tutti ci incontreremo e agiremo nel metaverso. E le relazioni reali tra le persone? Luca? Sono, sono relazioni reali tra le persone, quella del metaverso. Eh, è una delle caratteristiche differenzianti del metaverso rispetto a, a ciò che non lo è. Eh, noi lì incontreremo persone reali che può essere eh, magari il nostro coniuge che sta al lavoro da un'altra parte e nella pausa pranzo ci sediamo insieme nella stessa, sulla stessa panchina virtuale. Per fare il pranzo, per dire, um, secondo me il metaverso aumenterà l'intensità con cui abbiamo le relazioni con le persone rispetto a quello che avremmo avuto senza il metaverso. Non dimentichiamoci che prima di internet, anche non si vedeva, però c'era tantissima, tantissima solitudine nel mondo. Le persone, tantissime, chiuse in casa a non fare niente. Perché magari non, non volevano, non potevano uscire, però non li vedevamo. Adesso invece, con internet, queste persone, tantissime di loro, sono online e hanno relazioni eh, di amicizia, di scambio eh, culturale con altre persone. Con il metaverso, visto che sarà un ambiente immersivo, la qualità di queste relazioni aumenterà, secondo me. Quindi. Eh, se vogliamo mettere proprio il livello più basso di eh, connessione tra due persone, che secondo me è il telefono, con una telefonata la persona non la vedi, la senti solamente, eh, ma non stai vicino. Dopodiché abbiamo iniziato di nuovo a innalzare questo livello di qualità di interazione con la call, la chat, come stiamo facendo adesso, ci vediamo. Vediamo le espressioni, stiamo parlando. Io Luciano Franchin non l'ho mai visto di persona in vita mia. E poi pure sono due anni che discutiamo e dibattiamo di queste cose. Quindi c'è una relazione che senza internet non ci sarebbe stata. E il metaverso non farà altro che intensificare queste relazioni. Quindi secondo me stiamo andando tra relazioni, tra un numero maggiore e più intenso di relazioni reali con persone, solo che non saranno necessariamente... Il vicino di casa, eh, eh, la persona del nostro i compaesani, ma potranno essere persone davvero sparse in tutto il mondo. Abbiamo ancora un paio di, di domande. E poi una, una osservazione in chiusura che vi chiederò a entrambi. Una è di Valeria di Valeria Salandin, la quale riprende il ragionamento di prima. Ancora non ci siamo con la delocalizzazione dell'essere e qua eh, Rispondo io, non sappiamo ancora se va bene o se va male che non ci sia la delocalizzazione dell'estero. Prendiamo atto che al, al momento non ci siamo. Al non ci siamo. Eh, Maria Rosaria Gallo, eh, invece, fa una, una lunga domanda, eh, una lunga serie di domande. Le mie domande sono che fine fa in questo discorso la politica? Politica intesa come relazione e responsabilità dei cittadini che compongono una comunità di pensarsi e di scegliere la forma di vita sociale e culturale che di volta in volta riescono a esprimere? È sufficiente giustificare con l'argomento del risparmio e del profitto un progetto che pare abbia come presupposto necessariamente il globalismo e una nuova concezione dell'umano? Possiamo veramente scegliere? Domanda da un milione di dollari eh, davvero molto intensa, molto profonda, alla quale aggiungerei però anche quella di Roberto. Roberto Amadio così completiamo il quadro, sarebbe eh, anche utile analizzare il flop economico meta. Luca ne sai di più. Sembra che il progetto di Facebook Meta verso eh, di Facebook Metaverso non sia partito bene. Grazie. Allora, eh, la, la domanda di Maria Rosaria, è una domanda molto complessa che richiederebbe una, un ordine di, di tempo e di grandezza di tempo, eh, eh, sai, eh, eh, rilevante. Alessio, Luca, volete provare a dare in sintesi qualche osservazione, qualche vostra indicazione? Sì, ma sulla, sulla domanda di che fine fa la politica, lì la politica si adatterà, eh, la politica è andata sui social, la vediamo tutti i giorni: prima era sui giornali, sulla television in televisione, sui social, adesso è molto sui social. Non è che i politici hanno smesso di, di scendere in piazza e di interagire fisicamente con le persone. La politica continuerà, si adatterà, è una delle attività umane, anzi, probabilmente l'attività umana per eccellenza, si adatterà alle, alle nuove misure tecnologiche e interagirà esattamente in quel modo. Forse non ci saranno. Abbiamo visto durante la pandemia, abbiamo tutti assistito a delle dirette Facebook di un notissimo politico locale veneto, che faceva milioni di spettatori e raccontava ogni giorno come stava andando avanti la, la pandemia e un milione di persone, cioè quindi un quinto dei veneti si collegava ogni giorno su Facebook e guardava quello che succedeva. Non è diverso da filosoficamente, eh, come giustamente diceva Luca, il metaverso non è diverso dal telefono, non è diverso dal, da Skype quando è nato e, e la gente aveva i figli in Erasmus e comunicava con i figli che facevano l'università all'estero grazie a Skype. Ha ragione Luca su questo. Eravamo molto più soli prima, quando fare una telefonata costava un occhio della testa. Oggi telefonare è praticamente gratuito, possiamo farlo in qualunque momento. Oggi probabilmente siamo stressati perché abbiamo più interazioni di prima. Prima ne avevamo molte meno di interazioni. Siamo stati passivi per moltissimi anni. La televisione è uno strumento che ci ha reso molto passivi. Non eravamo noi che interagivamo, i social ci hanno permesso di interagire, in alcuni casi anche in, in maniera maldestra. Il metaverso però da un punto di vista filosofico non va a cambiare questo, va a renderlo più semplice. Per parlare con eh, il figlio, il nipote all'università dall'altra parte dell'oceano, non ci sarà bisogno di imparare a usare Skype, perché diamo per assodato che abbiamo imparato a usare i social a collegarsi, ad accendere un computer e usare il mouse, dovremo semplicemente accedere a delle stanze virtuali e comportarci esattamente come ci comportiamo normalmente. Paradossalmente il metaverso sarà quella cosa che ci permette di continuare a fare quello che stiamo già facendo, però su un'altra piattaforma. Perfetto. Luca, questo uh, Amadio dice, Roberto Amadio dice, c'è questo flop di Meta, e così com'è la situazione di Meta Facebook? Facebook Meta. Allora purtroppo non, su questo non riesco a dare una risposta perché in realtà non ho informazioni. Um, non penso che siano degli sprovveduti, penso che si aspettassero di, di perdere inizialmente per vincere dopo e penso che abbiano molti soldi da spenderci. Eh, quindi insomma non, non posso dare davvero una, una risposta intelligente su questo. E mi piacerebbe però rispondere un attimo a Maria Rosaria quando eh, chiede se c'è una possibilità di scelta. Eh, con la tecnologia, la possibilità di, con questo tipo di tecnologie, la possibilità di scelta aumenta. Quando prima si riferiva anche alla politica come congregazione di cittadini che scelgono qualcosa. Eh, noi siamo molto fisicamente eh, messi in un certo luogo che può essere il quartiere di una città oppure può essere un paese dove viviamo e quando tutti i cittadini di quel paese decidono di fare qualcosa che può essere una festa oppure qualche altra attività chi eh, all'interno di quella comunità decide di non farlo generalmente è fuori che chi decide di non fare le cose che fanno i propri concittadini eh, ripetutamente eh, viene visto anche un po' male dagli altri. Il metaverso consente alle persone di creare legami con comunità fisicamente molto distanti tra loro, eh, con persone anche che fanno parte di comunità diverse. Io posso immaginare eh, un ambiente lavorativo, ma posso anche immaginare un videogioco nel metaverso dove tutti quanti si ritrovano e vengono da diverse parti del mondo e magari oppure gli piace la stessa musica oppure hanno interessi molto simili e si ritrovano insieme. Certe persone si sentiranno in futuro, qualcuno già adesso, però in futuro sarà molto maggiore questa situazione, si sentiranno più a casa ehm, eh, all'interno di queste comunità virtuali, scusate, digitali piuttosto che all'interno dei posti dove sono nati, ai posti dove risiedono, magari anche forzatamente, perché non possono andarsene per, per mille motivi. E quindi questo darà loro davvero la possibilità di scelta. Io posso delocalizzare il mio essere, per usare una definizione insomma, che abbiamo usato spesso oggi per potermi trovare in posti dove mi sento più a mio agio che non nel posto fisico dove in questo momento risiedo. Quindi sì, la possibilità di scelta sarà molto più ampia secondo me. Voi capite, voi che siete collegati, dico Alessio e Luca e gli ascoltatori che... Il tema è talmente importante, talmente eh, avvincente, che eh, richiederebbe un tempo eh, di, di riflessione, di comunicazione ben, ben maggiore. Siamo quasi in conclusione. Io eh, volevo, perché sono stato sollecitato da qualcuno, volevo eh, chiedere, eh, chiedervi eh, qualche considerazione anche di carattere tecnico, eh, su questo credo che Luca Sambucci sia eh, la, la persona più, più esperta, ma anche una considerazione generale. Eh, abbiamo assistito in queste settimane, in questi giorni, a una, a, ad alcune situazioni eh, abbastanza mh, che hanno preoccupato, che hanno suscitato anche eh, qualche, qualche timore eh, o, o anche curiosità di eh, eh, di attacchi nei confronti di aziende anche importanti o addirittura di grandi istituzioni e qualcuno dice ma insomma non potevano pensarci prima non sono stati bravi non hanno voluto gli hacker sono i più bravi di tutti insomma cosa potremmo rispondere di fronte a questa a questa situazione perché è un problema, torno a dire, non c'entra molto con il metaverso di cui abbiamo parlato, però, insomma, sollecitato da, da molti amici a parlare, a, a, a approfittare di Luca Sambucci, che è un esperto di cyber security, gli rivolgo un po' questa riflessione, questa domanda: doveva capitare, poteva capitare, si poteva evitare? Ecco. Proviamo a, a, a dare una, una, una risposta. Premesso che in ambito di cyber security il ruolo del difensore è sempre ingrato. È un ruolo ingrato. Perché eh, gli attaccanti possono lanciare 10.000 attacchi. Se te riesci a difenderti 9.999 volte, hai un tasso di difesa altissimo. Ma per quella volta che non ci sei riuscito, sono entrati. Fatta questa premessa, però, eh, noi diventando sempre più digitali, quindi mettendo sempre più investimenti nel digitale, ma anche i nostri investimenti personali, anche semplicemente gli investimenti di tempo nel digitale. Ehm, le aziende che ovviamente eh, investono eh, nel digitale devono essere eh, molto più preparate. Noi Povere persone individuali, non tutti sono esperti di cyber security eh, ci possono fregare in tantissimi modi. Quando ci mettiamo online, basta un click e tutto è perso, eh, si può dire certamente bisogna fare formazione, formazione di base a tutti quanti, e quello va bene, ma comunque sia, visto l'elevata complessità della problematica, eh, le persone normali, il cittadino comune che si mette su internet eh, a un certo punto potrà sempre fare la figura dello sprovveduto perché certe cose o certe ultime cose, eh, come si svolgono gli ultimi attacchi, non le saprà, non sarà aggiornato. Le aziende, invece, soprattutto quelle che vanno bene e che hanno soldi, devono investire, devono investire in... Ehm, Esseri umani quindi devono investire in formazione, ma non solo, devono investire proprio nell'assumere persone per rendere i team di cyber security ben eh, eh, numerosi e devono anche investire in tecnologie affinché questi attacchi eh, per andare eh, a buon fine debbano essere davvero ultra sofisticati che. Eh, solo magari uno stato riesce a portarli a termine invece le aziende che vengono bucate oggi generalmente vengono bucate da comunissimi cybercriminali. ecco questo non dovrebbe avvenire le aziende dovrebbero essere più preparate e generalmente quando io dico che bisogna investire Va bene prendere le ultime misure di sicurezza, bisogna investire in software, però ribadisco, bisogna investire in persone, sia nella formazione, sia nel rendere questi team di cyber security più numerosi, perché molto spesso um, è il, il basso numero di persone che si occupa di sicurezza informatica che poi magari rende qualcosa più permeabile eh, e non dovrebbe esserlo. Volevo, eh, volevo chiedere ad Alessio. Eh, Alessio è un giornalista, è il capo servizio di un importante eh, giornale che lavora sul territorio. E sicuramente Alessio tu hai un po' il polso della sensibilità delle aziende, degli imprenditori su questo tema della, della sicurezza. Hai avuto modo di? Eh, di avere delle, dei riscontri su questo tema quello che diceva luca è sì, bisogna purtroppo, investi, purtroppo, bisogna investire purtroppo sugli uomini e, su, e sul software ma soprattutto sugli uomini su, ecco purtroppo, eh, purtroppo, purtroppo il livello di... il livello di cultura della sicurezza uh, delle aziende in generale non è altissimo devo essere abbastanza critico su questa cosa Ma hanno, hanno imparato negli anni sulla base dell'esperienza no? a eh, comprare le porte blindate, a pagare de delle guardie giurate che vengono a controllare che non arrivino i ladri in azienda. Hanno imparato che bisogna assicurarsi per i danni che possono avvenire, per i furti, per gli incendi. Eh, hanno imparato che bisogna fare la formazione eh, per evitare incidenti sul lavoro. Io spero che imparino anche a investire in sicurezza digitale. In realtà, da un punto di vista molto pratico, eh, la cyber security non è altro che cultura della sicurezza e cultura della prevenzione. Eh, si basa eh, semplicemente sulla formazione del personale, perché poi eh, non è che gli attacchi hacker, eh, spesso e volentieri, come diceva Luca, non è che sono delle cose complessissime. È qualcuno che manda una mail eh, dicendo sono del, del servizio tecnico della sua azienda. Mi dà la password del suo computer che dobbiamo fare dei controlli. Uno risponde alla mail e gli ha dato una chiave d'accesso all'azienda. Quindi non è una questione di antivirus o di, grandi, o di grandi operazioni. Spesso e volentieri le tecniche di hackeraggio di un'azienda non sono altro che banali tecniche di truffa. Quello che si finge il controllore del contatore di casa e si presenta con una finta divisa e un finto cartellino alla porta di casa. E poi porta via i soldi all'anziana che li apre. E la stessa cosa si può fare attraverso una mail o attraverso una telefonata. La gran parte del, 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 degli, degli episodi di hackeraggio che, noi, che ci vengono comunicati, eh, senza nome delle aziende ovviamente, dalla polizia postale, sono truffe, vere e proprie truffe, banali truffe. I casi di attacchi hacker eh, sono pochi per Il momento quando ci sono, ci sono generalmente perché l'azienda non ha messo in atto tutti quegli strumenti che ha a disposizione per prevenire l'incidente. Ma ripeto, è una questione di formazione e cultura della prevenzione. Perfetto, grazie. Eh, abbiamo eh, credo abbondantemente utilizzato le vostre, le vostre competenze e vi ringrazio, vi ringrazio davvero perché eh, L'interazione con i nostri ascoltatori eh, questa sera è stata incredibile, abbiamo, eh, abbiamo avuto moltissime domande, moltissimi eh, si sono collegati e hanno chiesto eh, informazioni. Il tema metaverso è un tema importante, ma insisto in, nel dire quello che si diceva prima. Il tema è importante, ma se lo svolgi... Eh, in modo banale e eh, allora hai fallito lo scopo. Abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Luca Sambucci e Alessio Antonini che ci hanno aiutato invece ad affrontare un tema complesso in modo complesso ma intelligente e attraverso parole che ci hanno guidato nella comprensione delle questioni. Eh, nello spirito di questo progetto tengo a dire, insomma, perché veramente ogni volta eh, noi chiediamo che sia la, la, la condivisione e la divulgazione la strada giusta per eh, arrivare alla comprensione da parte di chi ci ascolta e da parte di noi stessi. Eh, abbiamo, abbiamo affrontato questo, questi due temi in queste due eh, serate, il primo riguardava appunto la cyber security, oggi il metaverso, la prossima volta eh, parleremo di eh, un altro modello di sicurezza, per così dire, no? e cioè quella, eh, la sicurezza alimentare. Parleremo con eh, il responsabile, con un imprenditore che, si occupa, che ha un'azienda che si occupa di sicurezza dei, dei beni di consumo in generale attraverso l'intelligenza artificiale, cioè come l'intelligenza artificiale ci aiuta a non avere eh, dei prodotti che usiamo normalmente, che troviamo nei supermercati, eh, trattati eh, come se fossero spazzatura e quindi ci mette a riparo eh, dalla, da inquinamenti, ci mette a riparo da tutta una serie di... Problemi che possono nascere nella produzione di, di beni alimentari che usiamo e che l'intelligenza artificiale, ripeto, eh, ci, eh, ci garantisce essere commestibili, utilizzabili. Ecco. Anche questa è un'azienda del, del Veneto eh, che mi sembra interessante far conoscere, soprattutto perché è un'applicazione dell'intelligenza artificiale che forse non avevamo mai eh, sospettato. Io vi ringrazio tantissimo. Luca eh, sa che eh, i miei ringraziamenti non sono mh, per niente eh, formali, ma sono eh, sinceri. Alessio Antonini anche, perché quando ci siamo sentiti al telefono disturbandolo mentre lui stava prendendo un caffè, ma insomma ha capito che non lo facevo apposta, eh? e quindi ci siamo un po' confrontati a distanza: lui con la tazza e io senza, e quindi. È stato male questo. Eh, però vi ringrazio per la disponibilità, per la competenza, per l'attenzione e per la capacità di saper dire le cose in modo che tutti noi capiamo. Grazie e se avete voglia ci risentiamo più avanti. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Buona serata.